Bentrovati a tutti, grazie per essere qui con noi. Oggi il nostro ospite è il professor Mario Trivellato, cardiologo. Grazie per essere con noi, professore. Grazie a voi per l'invito. Sono a vostra Gentilissimo. disposizione. grazie mille. E noi la ringraziamo in particolar modo perché oggi affrontiamo un tema molto caldo, tanto per rimanere in tema, in questi giorni, ossia il rientro dalle vacanze. Allora, professor Trivellato, io le voglio domandare, al rientro dalle vacanze è suggerito e consigliato, è doveroso, meglio ancora, fare un controllo medico cardiologico? Sì, E perché? certamente. Allora andiamo prima di tutto, certamente, soprattutto per le persone, diciamo dei 50 anni e più, per le persone e soprattutto per le persone che, per esempio, ipertesi o coronaropatici o diabetici, ossia di una certa età, non più teenager, ma che hanno anche una patologia innata in cui sono in terapia. Questo allora perché è suggeribile fare un controllo? Perché, per esempio, uno se è stato al mare, nel 99% dei casi avrà dovuto limitare o sostituire la terapia antipertensiva, perché col gran caldo che c'è stato, abbiamo raggiunto anche quest'anno i 35 gradi, temperature quasi africane, e la pressione si abbassa per conto proprio e giustamente, anche sul consiglio del medico, al paziente viene consigliato di ridurre il farmaco antipertensivo. Ma tornando nell'ambiente suo naturale di casa, e abbassandosi le temperature, adesso siamo a 10 gradi in meno di luglio-agosto, necessita di rimodulare la sua terapia antipertensiva. E poi è anche diabetico. Il diabetico è molto probabile che sia anche lì da a rivedere la glicemia ed eventualmente modificare, mettere a posto la terapia ad hoc, perché sappiamo che in vacanza la persona non si comporta più normalmente, nel senso, diciamo, goliardico del termine, tende a mangiare di più, tende magari a non fare più l'esercizio fisico che faceva, oppure ne ha fatto troppo. Poi abbiamo anche gli ipercolesterolemici, oppure qua alti livelli trigliceridi, sono i due grassi del sangue da controllare. E durante il periodo di vacanza può aver approfittato dell'ospitalità di amici oppure dell'albergo e aver abbondato nell'alimentazione non più sotto controllo come faceva a casa. E quindi diciamo un check-up di controllo medico-cardiologico è consigliabile, soprattutto sottolineo in questa tipologia di pazienti, chi dai 50 anni in su e se ha già con sé, già porta, già codificato una patologia in atto come l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia oppure cardiopatico, un coronaropatico di per sé, chi ha avuto uno stent, chi ha un coronarico. Ha bisogno di essere controllato, quindi una buona confessione dal cardiologo, un buon elettrocardiogramma di base e vedere è un controllo dei principali fattori di rischio che sono il colesterolo, la glicemia. Il colesterolo e la glicemia sono i due principali, e la pressione arteriosa. Non mi stancherò mai di dire come il diabete
l'ipertensione arteriosa sono i killer silenziosi, perché uno non avverte fino a che non ha, per esempio, il sintomo tipico, la gran sete e urinare di poliuria, significa sentire lo stimolo di andare a urinare di frequente, quello indica che è un diabetico, oppure il suo diabete non è più sotto controllo con l'adeguato farmaco. E la glicemia alta mi va a intaccare le arterie piccolo e medio calibro, piccolo calibro quali sono le coronarie, e lentamente, ecco perché parlavo di killer silenziosi, e lì si va, posso andare a depositare le piastrine, il colesterolo, ed è portare poi alla stenosi coronarica con i suoi sintomi, l'angina di petto, e se angina non diagnosticata o non curata, fino all'infarto miocardico. Quindi non si vuole spaventare nessuno, ma sappiamo che si passa da un tipo di vita molto gradito, quello delle ferie, delle vacanze, a un altro tipo di vita, e per quel segmento di popolazione che ho descritto è raccomandato, diciamo, un tagliando, come se vogliamo chiamarlo così, che può essere, che è sicuramente salutare. Poi la pressione, mi dimenticavo, la pressione, come esiste l'ECG holter delle 24 ore della pressione, esiste anche l'holter pressorio delle 24 ore. Abbiamo pazienti... Come consiste? Consiste in questo. Allora, normalmente tutti conoscono come si misura la pressione con il cotto al braccio e va dal medico, ma c'è la pressione alta da camice bianco, cioè il paziente va dal medico e si emoziona. Io non misuro mai la pressione subito d'amblè come paziente mi arriva, cerco dopo che ho parlato, in maniera che il paziente si aggiusta un po' anche dal lato emotivo, ma ci sono quelli proprio che sono emotivi di per sé. Noi vediamo già dall'elettrocardiogramma, se uno è iperteso da lunga data, si vede già l'elettrocardiogramma che dà dei segni elettrocardiografici tipici. Quindi l'elettrocardiogramma, questo strip su carta che va, è di enorme importanza e bisogna saperlo valutare. Ma se uno ha iperteso di recente insorgenza, da pochi anni o pochissimi anni o pochi mesi, può anche essere un elettrocardiogramma normale. Allora andiamo, noi troviamo il paziente iperteso, però non ci convince perché non vediamo c'è qualcosa dalla maniera in cui espone i suoi sintomi, che vediamo il tipo emotivo. Allora possiamo consigliare o no? Allora si consiglia, è un apparecchio che c'è sempre la classica fascia sul braccio, destro o sinistro, poi questa è connessa con tubicino a una chiamiamola scatoletta, così tutti ci intendiamo, del peso di circa 100 grammi, neanche, che ci porta la cintura, questa si gonfia, è tutto automatizzato, si gonfia e quindi misura la pressione al giorno ogni quarto d'ora circa e alla notte ogni 20 minuti circa. Questo mi permette di vedere durante le 24 ore come si è modificata la pressione, perché ho fatto molti, molti più controlli pressori al posto di quello che si fa durante la visita. E noi vediamo classicamente nel paziente, nel pseudo iperteso, che la pressione crolla durante la notte, perché non è più sotto, si rilassa completamente, perché il suo input o quello che riceve di emotivo non esercita più, e quindi non si esplica più con picchi ipertensivi. E questo, ecco, quindi uno deve sapere che esiste anche in pazienti selezionati, su consiglio del cardiologo, perché la possibilità di fare
l'olter pressorio per 24 ore. Questa è una cosa che va detta e va enfatizzata in dubbi, entro determinati termini. Ecco. Bene, grazie. Professore, noi saremo in sua compagnia per un altro incontro nel quale parleremo di un altro argomento attualissimo. E al momento noi salutiamo i nostri web spettatori, se lei vuole salutare, e sappiamo anche che lei ha un suo portale dove qualcuno può approfondire i suoi studi eventualmente. Sì. Se lo vuol citare, prego. Sì, certamente, io ho un sito web, www.trivellatocardio.it, e lì c'è tutto il mio curriculum, le mie diciamo specialità particolari, ossia gli argomenti in cui ho scritto di più, ho pubblicato più di 100 paper, come dicono gli inglesi, nel campo cardiologico, e possono vedermi in maniera un po' più approfondita. Per quanto riguarda, penso, quello che può essere per il Covid e il cuore, magari ne parliamo, se vuole, un'altra circostanza. Ne parliamo assolutamente in un'altra delle nostre puntate, e noi, anzi, a tal proposito, diamo appunto appuntamento a tutti, sempre con il professor Trivellato, per parlare di Covid e cuore. Grazie, professore. Grazie per l'invito e un saluto a tutti quanti. Grazie. Grazie a lei, gentilissimo.